Un vecchio adagio dice che bisogna perdere qualcosa per ritrovarsi, per scoprirne il vero valore. È vero, non ci sono dubbi, ma è anche vero che non sempre, non per forza, bisogna arrivare a questo punto. Ci si può anche fermare prima, tenendosi stretto quello che si è faticosamente conquistato. Quel pomeriggio di maggio a Catanzaro pioveva forte, colpa di un inatteso temporale primaverile che però non fermò quella ondata bianco-verde di emozioni e speranze. Giornate come quelle restano stampate nella mente per ogni minimo particolare, anche se ci sono nomi che più di altri le segnano. D'Angelo sulla destra, libero, c'è Zigoni, può ricevere Zigoni, rete! Rete di Zigoni! Gianmarco Zigoni, anche Rastelli ad esultare sotto la curva! È il gol che può significare la Serie B! La B fu conquistata a sorpresa, la squadra di Rastelli non era tra le favorite nel campionato 2012-2013, eppure riuscì ad essere continua, a superare i momenti di crisi, vedi la sconfitta di Nocera, a tenere il Perugia alla giusta distanza. Da allora tante cose sono cambiate, ma di certo una no. Per la prima volta nella sua storia l'Avellino è riuscito a rimanere per 4 stagioni di seguito nel campionato cadetto, con 2 anni sprint. Playoff sfiorati e Serie A che si è fermata sulla traversa e poi una salvezza conquistata con fatica la penultima giornata con il Como la scorsa stagione e un'altra ancora da blindare a 270 minuti dalla fine. Se c'è una cosa per cui si ama in modo così spasmodico e irrazionale il calcio è la sua assoluta imprevedibilità per il misto di ansia, gioie, dolori e anche sofferenza che sa regalare. Ed allora mai come in questo momento bisogna riguardare queste immagini, tornare indietro e rivivere quegli attimi che hanno poi permesso di viverne ancora altri in un crescendo di emozioni che non può e non deve finire.